Ciao a tutti, grazie di essere qui, so che fa molto caldo. La chiacchierata, perché questo è meno un talk che più una chiacchierata che facciamo io e Filippo oggi, la storia di un problema molto serio che abbiamo trovato in produzione in un'architettura abbastanza complessa, basata su un'architettura microservizi, e di come in realtà le lezioni che abbiamo tratto da questa avventura siano state molto molto più importanti della banale, passatemi in termine, risoluzione del baco, del problema tecnico, che vedremo nelle prossime slide. Ci siamo trovati a lavorare in questo progetto, per fortuna mia, forse meno sua, ma è un progetto molto complicato, quasi un anno di sviluppo assieme al progetto, una vita di quasi tre più o meno, e abbiamo sviluppato assieme una serie di funzionalità, e sei mesi fa più o meno è capitato il tanto famigerato Eisenbug. Cos'è l'Eisenbug? Il nome arriva da Heisenberg, che in meccanica quantistica, adesso c'è un fisico in platea, mi sputerà, ma la teoria dice più o meno questo, che il fatto di osservare un fenomeno di fatto altera il fenomeno stesso, quindi non è possibile osservarlo. Riportato alla programmazione, cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un baco che si manifesta, un'anomalia che si manifesta, e il fatto di andare in debugging di fatto fa sparire il baco. Quindi se guardi non c'è, ma se non guardi, pac, capita. E questo è esattamente quello che è capitato a noi. Ma c'è per caso un altro microfono? Lo vedo lì. No, così, visto che vogliamo, non ci siamo divisi esattamente le slide da presentare. E quindi proveremo a non passare davanti al proiettore, che può essere una cosa utile, e proveremo a intervenire senza un ordine ben preciso su quello che c'è, quindi per questo chiedevo l'altro microfono. Quindi prova? Prova. Perfetto. Perfetto. Partiamo da... proviamo a contestualizzare. Un esempio che ci è venuto in mente... per descrivere il problema, che poi è legato appunto al fatto che l'architettura è a microservizi. Un esempio che ci è venuto in mente è proprio questo del... immaginate un imbarco in aereo. Voi fate la coda al gate, viene verificata il vostro biglietto, uscite... e andate all'imbarco, salite la scaletta e entrate nell'aereo. Ecco, questo poi in un ambiente di sviluppo funziona perfettamente, esattamente come vi aspettate. Tutti quanti si mettono in coda, verificano il loro biglietto, salgono sull'aereo, prendono posto. Ottimo. Quando lo si porta in staging, quando quindi... si tenta di metterlo in una situazione in cui il tentativo è quello di avvicinarsi al reale. C'è molta più gente, sempre restando nell'esempio, e notate che quantomeno sulla scaletta, dopo aver fatto, questa è una cosa che credo sia accaduta a tutti, sulla scaletta comincia ad accalcarsi la gente in modo un po' disordinato. C'è un po' di fatica ad entrare, e in produzione poi, che c'è un sacco di gente che sale, i classici pullman che ti portano fino all'aereo, si tenta di salire tutti assieme, qualcuno passa sotto le ali per andare all'altra scaletta e così via, e ci si accalca rallentando anche il tutto, perché non si riesce ad entrare effettivamente nell'aereo. Ecco, questo più o meno è un esempio. Poi non so se vogliamo parlare del problema specifico. No, potremmo fare un esempio più concreto sul codice, ad esempio. Cioè, mettiamo che avete un sistema multithread, lo provate in sviluppo e va tutto bene perché i thread sono tre, e tanto avete un 86 core Intel, non fa una piega.
lo mettete in staging e una volta alla settimana qualcosa non funziona, ma tanto in staging, ma tanto una volta alla settimana chi se ne frega, sapete che c'è, ci mettiamo uno slip dentro il thread e va tutto bene. Che fai un secondo? No dai, è poco, facciamo 5 secondi, tanto questa roba è asincrona, esatto, ci può mettere tutto il ma tempo, ma ci sono che tanti vuole. Thread, dai, fai 5 secondi più un random tra 1 e 3, soluzioni raffinatissime. Il giorno che andate in produzione, il primo picco di carico, succede una cosa inspiegabile. Cioè, non ve la sapete spiegare. Andate in debug, va tutto bene. Togliete il debugger, si rompe. Mettete il debugger, non va. E avanti. Hop, 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 hop. Nell'esempio dell'aereo è che sono tutti in fila perfetti, quando arrivano sulla porta cercano di entrare in tre. Quindi o il più grosso vince, o la o steward prende a manganellate qualcuno, o deve succedere qualcosa perché la situazione si sviluppa. Oppure qualcuno fa un passo indietro e il primo che reagisce prova ad entrare per primo, ce la fa. E gli altri rimangono fregati. Esatto. Ok. E quindi questo. Questo è il contesto. Insomma, c'è un problema. C'è un problema e come vedremo determinato dal fatto, dalla scelta architetturale e da alcune considerazioni da fare prima di tutto. Microservizi vanno tanto di moda. Sì, abbiamo scelto questa architettura perché un po' andava di moda, un po' risolveva i nostri problemi, forse sottovalutando quello che c'era scritto nei libri, dicevano attenzione, ci sono delle controindicazioni, attenzione a questi aspetti, usatelo solo in questi determinati contesti, eccetera. Ma noi siamo bravi e quindi ce ne siamo allegramente letto tutto, detto sì, va bene, tanto non capita a me, io sono bravo. Alcune cose siamo stati bravi a sistemarle, altre erano effettivamente vere, perché non sono proprio tutti pirli quelli che scrivono sui microservices in giro. E complice il fatto che quello che sperimentiamo noi lo sperimentiamo nell'ambiente di sviluppo, al massimo in staging, dove tutto è grandemente sotto controllo. Comandiamo noi, spegniamo il sistema ogni 10 minuti, non sta 30, 40, 90 giorni acceso, e quindi è tutto quieto. Sì, poi gli unici ad interagire siamo noi, o la nostra suite di test automatici, quindi al massimo siamo in due. Ecco. Ok, quello che abbiamo scoperto è che sul campo usare un approccio a microservices, ad esempio, rende molto poco naturale sviluppare gli algoritmi, sviluppare le funzionalità, perché sono appunto divise in servizi più piccoli. Si può fare? Certo che sì, non sarà mica un problema questo, però serve un po' di competenza. Ogni volta che c'è da modificare una cosa va capito esattamente in quale pezzo del flusso l'abbiamo divisa e dove andare a mettere mano, e per cose anche relativamente semplici, al di là del design a monte, bisogna fare un intervento che solitamente è vasto, cioè cambiare una cosa ha un impatto su molte altre. Sì, serve. Uno dei, quando si affronta e si analizza un'applicazione, un'architettura microservizi, bisogna davvero partire da questo prerequisito che non si tratterà semplicemente di tradurre un comportamento in codice, ma dovremo anche strutturarlo su più servizi. Queste sono cose generali, generiche, però appunto considerazioni che ci sono venute in mente dopo aver tentato di seguire le linee guida rispetto alla realizzazione di un software strutturato a microservizi. E poi sicuramente c'è un effort maggiore. Non si tratta solo di dividere la logica su più applicazioni con competenze isolate, ma c'è tutto quello sforzo in più relativo alla comunicazione tra questi servizi, al come tenerli sincronizzati, al come arrivare a davvero rendere consistente tutto questo. E le ovvie ricadute che questo ha poi sul team, sulle persone, perché coordinare
un team di persone che realizza, anche fossero due, una serie di microservizi, necessita un effort maggiore. Se maggiore è l'effort per fare il software, ancora maggiore sarà l'effort per progettare e allineare le persone che devono realizzare quel software. Questo va da sé, non è, è linearmente dipendente. Sì. Quello che ci viene venuto in mente è che probabilmente bisognerebbe immaginare un'applicazione più concentrata su un comportamento che su un servizio. Non abbiamo trovato una definizione alternativa a microservizi, fortunatamente, perché sennò avremmo stravolto questa teoria del sviluppo software, ma questo è quello che abbiamo percepito. Ecco, questo talk ci è venuto in mente perché tendenzialmente quando si ascoltano dei talk che parlano di microservizi vengono mostrati i vantaggi, indubbi, e vengono mostrate magari delle intelligenti, geniali, innovative soluzioni tecniche applicando questa architettura. In realtà poi lo usi per tanto tempo e provi a portarlo su quello che ti sembra lo scenario ideale, ma ti rendi conto che ci vanno dei grossi, dei consistenti prerequisiti molto diversi rispetto a come si affronterebbe normalmente un progetto. E spoiler, uno dei prossimi contenuti, si scopre che non è sempre solo tecnica o tecnologica la sfida o la soluzione da trovare. È un pezzetto, non è tutto, a volte non è neanche il più importante. Nel caso del nostro talk la soluzione è stata complessa da trovare, molto, come dire, incastrata per arrivare al risultato di un problema che apparentemente è semplice, lo vediamo da qualche slide, ma il vero valore aggiunto non è fare i fichi al bar con gli amici dicendo che ho risolto questo bacco qui. Il vero valore aggiunto è aver capito un po' di queste cose che abbiamo piacere di condividere oggi con voi. Già, esatto, questa cosa vi rattrista un po'. No, scherzo. Scusate, stiamo leggendo gli appunti. Puoi avvicinarti a tavola, eh? Sì. No, aspetta, ce la faccio. C'è troppa roba. fai come me, una parola sì, tre no, una sì, tre no. Ok. Si parla di debugging e test quando si parla di integrità, anche se integrità non fa immediatamente venire in mente debugging e test, ma in realtà è questo. Non appena si esce dallo staging, cioè si approccia in un ambito in cui non abbiamo più il controllo, scopriamo appunto che ci sono delle conseguenze, e delle conseguenze a volte serie, e proprio per come sono strutturati i servizi e il team che li sta facendo, a volte è complesso, a volte lo scope non è di una persona sola, ma una, due, tre, cinque, sei persone, per cui è complicato anche affrontare l'idea di approcciare questo problema. Sì, soprattutto se qualcosa, banalmente in questo caso, si rompe, l'individuarne il responsabile è più complesso. Appunto, un flusso che si struttura su più servizi, i servizi li abbiamo divisi per responsabilità, ma magari tutto un flusso passa da 4, 5, nel nostro caso credo fossero 6, 7 servizi. Non ricordo esattamente il numero. Una decina. Ah, esatto. Ecco. È difficile, non impossibile, ma aggiunge un livello di complessità molto più alto, ricostruirne il flusso e capire dove esattamente si è rotto. Anche solo banalmente guardare il log per cercare l'eccezione, guarderai il log di 6, 8, 10 applicazioni per capire in che punto si è rotto, perché tu da buon programmatore loghi tutto in modo da capire in quali condizioni si è spaccato, ma perché e dove, prima di arrivarci
è decisamente lungo. Questo produce un aumento dell'effort ingente anche per fare i test, per esempio, perché una delle critiche che potreste fare è sì, però lo testi, lo sistemi, non devi andare in produzione. Vero, però creare un sistema di test che riesca anche lì a ricostruire il flusso e a garantire che certi funzionamenti vengano fatti correttamente è complicato tanto quanto andare a fare o poco meno complicato di fare debugging in produzione. Sì, ma c'è una soluzione. Ah, ci metti l'orchestratore di qua, ci metti la pila di là, ci metti la coda, ci metti questo, ci metti quello. Sì, non è rocket science, c'è una soluzione. Complessità. Software. Esatto. Lo fai altro che aggiungere complessità e altri punti in cui si può rompere tutto. Anche perché credo siamo praticamente tutti programmatori, il software che facciamo si spacca sempre. E quindi l'unica cosa che possiamo fare è solo feature il tuo. Giusto. Okay. Perché non si spacca solo il software che non viene utilizzato. Fa parte del nostro lavoro. Anche risolvere problemi perché non possiamo immaginarci tutto. E quindi l'unica cosa che possiamo fare è avere il modo per darci gli strumenti per poter intervenire e sistemare sempre di più il tutto in modo da ridurre i fallimenti. Come si fa? Una delle osservazioni che abbiamo fatto è, per esperienza pratica, di rendere il piano di test, non i singoli test, cioè l'idea di cosa va testato, in che punti, con che complessità, in che parti del flusso, cittadino di prima classe, in maniera tale da avere a monte una serie di paracaduti, di campanelli d'allarme quando le cose non vanno benissimo. È costoso, è molto più costoso, è un costo che vi portate dietro per tutta la durata del progetto, perché se vi basate su quello poi state scrivendo dei test o delle verifiche, sono più complesse da scrivere, più complesse da mantenere. Però con l'esperienza di qualche decina di mesi sulle spalle è assicurato che è molto meno costoso di andare a prendere 10 servizi con 10 file di log, pregare che siano sincronizzati tra di loro col timing, perché sennò buttate via tutto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'idea di fondo è quella di fare servizi di più alto livello, di test di più alto livello, che danno informazioni grossolane, che sono più costosi da realizzare, che sono più costosi da mantenere, ma che nel medio-lungo periodo vi danno una garanzia maggiore di efficacia e di efficienza. Sì. E di far parte, di prendere il piano di test, esattamente come il piano di sviluppo, esattamente come l'elenco delle funzionalità da consegnare, e renderlo parte strutturale, importante, di prima classe, in copertina del progetto. Non lasciarlo all'ultimo momento. Questa sì, è la soluzione. No, appunto, per provare a ribadire quello che ho detto, si discute spesso su come fare i test, se fare i test, a volte sento ancora che esistono nelle conferenze tecniche dei talk che tentano di spiegare l'utilità dei test. Sappiate che quando si lavora con i microservizi non si può farne a meno. Comunque non funzionerà il vostro software, se è a microservizi sarà impossibile che funzioni. E quindi in questo senso cittadino di prima classe, come diceva Michele, è una parte imprescindibile, perché altrimenti si creano tante scatole isolate tra di loro che sono totalmente fuori controllo. L'altro pezzo è c'è l'effort che diceva Michele del creare, qua l'abbiamo chiamato testing end-to-end, un qualcosa di molto complesso da realizzare che faccia testing delle feature tra servizi. E poi c'è l'altro pezzo in più. Quando si immagina di testare la nostra applicazione, diciamola così, in unit, all'interno del servizio, ecco, un integration all'interno del servizio, lo sforzo in più da fare è quello che non bisogna immaginarsi semplicemente il comportamento del nostro codice,
ma è in questo senso il fattore umano e di consapevolezza dell'applicazione degli servizi è molto importante. Il test deve testare come quel servizio sta lavorando in interazione con tutti gli altri, anche se lo si testa solo all'interno. Quello è il reale valore. Sì, quindi non basta testare il codice, non basta tenerlo solo all'interno, ma anche quando si fa un test all'interno del servizio, immaginare come lui sta, immaginarlo davvero all'interno degli altri servizi, in collaborazione con gli altri servizi, e quindi riceve un'informazione e deve restituirne un'altra, deve produrre un risultato a servizio di un altro. Ci sono infrastrutture enormi che aiutano anche dal punto di vista software, ma infrastrutture aziendali enormi che aiutano anche dal punto di vista software in questa parte, ma noi dobbiamo appunto lavorare con strutture aziendali, anche strutture di lavoro, con prodotti anche un po' diversi, quindi tutto sommato questo qua era il nostro campanello d'allarme, che dice: i test non sono in alcun modo evitabili, e i test anche all'interno del singolo servizio devono tenere in considerazione di tutto il resto, devono tenere in considerazione anche il resto. Argomento caldo dei microservizi, nel senso che concorrenza e asincronia sono caratteristiche spesso elogiate, figata, bellissimo, i microservizi scalano, che poi bisogna capire cosa vuol dire e a chi serve. E queste cose però accadono in produzione, cioè l'ambiente in cui non c'è niente sotto controllo. E oggigiorno un male necessario che siano multitrading, concorrenti, parallele, perché le esigenze dei nostri clienti, degli utilizzatori, sono enormemente aumentate, non esiste che aspettano neanche un secondo, quindi non potendo reagire di forza, bisogna cominciare a parallelizzare alcune cose, quindi è un male necessario, non possiamo scappare, che ci sia o no l'architettura microservice, di qua dobbiamo passare. Un altro elemento distintivo dell'architettura microservice è il fatto che siano asincrone, e questo porta con sé tutta una serie di altre considerazioni e di cavilli e casini. In prima battuta non è necessario che siano asincrone, quindi la prima soluzione ai casini della sincronia è non usare la sincronia, non serve per tutto, non va usata così sempre, i microservice fanno così, bam, tutto dentro, no. Non sempre, non per tutto, usatela quando serve, è una chance. Gran potere, gran responsabilità. No, guardando il tutto e riascoltando quello che stavano dicendo, appunto, quantomeno nella prima parte sembrava che mi sarei risposto fai tutto concorrente, fai tutto in modo asincrono e risolvi parte dei problemi, dai cazzo. E invece ripensando all'esperienza, il problema principale è nato da questo, dal fatto che ogni servizio lavora autonomamente, ogni servizio gestisce i suoi thread in modo isolato, in modo asincrono, e a volte devi anche aspettare servizi esterni, che chissà quando ti rispondono, magari mezz'ora dopo, magari una settimana dopo, no? Una decina di giorni anche dopo. Voi immaginate tirare su un processo che può aspettare fino a 10 giorni, ritentando, e tutto questo flusso. L'altra cosa, l'altro problema effettivo, il problema effettivo quando si fa qualcosa di concorrente, perché noi abbiamo usato questa immagine che non si vede, perché l'abbiamo fatto apposta di scegliere un'immagine incomprensibile, è una foto della maratona di New York, tante persone che corrono tutte assieme,
ci piaceva l'immagine, questa immagine per descrivere la concorrenza, perché è un po' come i nostri processi concorrenti. Ognuno corre, ma non ha la minima coscienza di quello che c'è attorno. È la figata di un processo concorrente questo. Lui lavora da solo, corre da solo, anche se attorno ne ha magari un migliaio. Se io fossi in mezzo alla maratona di New York, non avrei la minima idea di tutte le persone che ho davanti, né di quelle che ho dietro. Potrei averne solo quelle 500 che riesco a vedere girandomi, oppure potrei essere così in testa, chi lo sa. Ci mettono ore di differenza, ci sono ore di differenza tra i primi e gli ultimi, anche 12 ore di differenza. E quindi questo potrebbe non essere uno svantaggio, ma è un problema quando tu hai bisogno nell'implementazione del tuo software di sapere come sta andando il tutto. Tu prendi una tua lavorazione, la dividi in 200 processi concorrenti che lavorano con i loro tempi, ognuno corre da solo, ma nessuno sa di essere l'ultimo o sa di essere il primo, e quindi da qui i problemi conseguenti. Provate a pensare a questo contesto qui, esattamente a questo contesto qui, se a un certo momento invocate decine, centinaia, migliaia di processi, se ognuno dovesse chiedere lo stato agli altri per procedere con l'elaborazione, per invocare un altro processo, cioè abbiamo fatto un sforzo immane per rendere tutto parallelo e ad un certo momento dobbiamo non fermarci, però in modo asincrono, non si sa quando, coordinare alcune attività. È fattibile? Certo che sì. È un problema che abbiamo già risolto, l'ha risolto la NASA, lo risolveremo anche noi, però stiamo esponenzialmente aumentando la complessità del nostro sistema. Perché? Perché figata i microservizi. Scaliamo, sì, dai, processi dappertutto. Forse asincrono e parallelo non è sempre la soluzione a tutti i mali. E soprattutto, se serve, capiamo i rischi. Esatto, sì, credo di averlo già detto. Sì, okay. Ah sì, vabbè, qua c'era questo esempio, ma che possiamo riprendere alla Lo facciamo alla fine. Perfetto, voi non l'avete visto? E poi c'è un fattore importante in tutto questo, è bellissimo tutto. Noi abbiamo tenuto in considerazione tutte quelle problematiche che riguardano l'architettura del software che stiamo realizzando. Ne abbiamo coscienza, abbiamo parlato con tutte le persone che sono nei centri di recupero dopo aver usato microservizi, che si stanno curando, i dottori specializzati conoscono le problematiche, noi le abbiamo capite, le abbiamo fatte nostre e non ci incorreremo mai in quei problemi. C'è quest'altro problema: non far impazzire lo sviluppatore. Gli esseri umani. L'essere umano che poi in tutta questa struttura che è sotto controllo, bellissima, coordinata, comunque deve lavorare senza decidere di cambiare lavoro alla fine. O durante, ecco. Forse quello è quello più grave. Venendo molto nel pratico, il problema che abbiamo trovato è su due aspetti. Primo, le persone che devono entrare nel progetto hanno complessità a incastrare tutti i pezzi, difficoltà a incastrare tutti i pezzi, anche se qualcuno gli prepara un ambiente. C'è un costo per creare questo ambiente iniziale, ed è un costo che dovete considerare, ed è un costo che va mantenuto fino a che avrete un team di sviluppo da tenere in piedi. Netflix, per esempio, che è l'esempio massimo di architettura microservizi di un'azienda basata su architettura microservizi, ha risolto questa cosa qua. C'è un dipartimento interno che crea servizi finti in maniera tale che tutti gli altri team di sviluppo possano usare i loro servizi finti per far andare avanti la baracca. Quindi c'è gente pagata per fare questa cosa qui, anche se in più piccola misura andrete incontro esattamente a questo problema. Credo che ci stiano dicendo che il tempo ci state tentando di mandarci via? No, io ti voglio bene. Infatti mi sembrava strano. Ok. Sì,
E poi diciamocelo tutto, l'ho citato anche prima, tendenzialmente adesso io non vi conosco, se qualcuno vuole smentirmi dopo può venire a dirmelo, può dirlo in questo momento, ma tendenzialmente lavoriamo in strutture con una dimensione contenuta in cui ci ritroviamo a lavorare da soli, dove questo da soli significa o una persona o comunque un team omogeneo. Lavorare su microservizi con un team omogeneo o in una persona, in due persone, ma comunque omogeneo, non significa altro che fare un monolite distribuito. Perché quando devo sviluppare una funzionalità, mi ritrovo a dover toccare tutti i servizi o tutto il flusso dei servizi. Appunto perché i servizi li sviluppiamo per competenze e non tanto per comportamento. E quindi c'è questa frustrazione in più. Ho visto un mio collega che ci ha lavorato che passava sudando le giornate a guardare scorrere i log con Tmux di 8 servizi contemporaneamente e tentava di beccare qualcosa. Perché doveva sviluppare a livello funzionalità trasversale, qualcosa si rompeva, ecco, e quindi non sapeva esattamente in questo flusso che coinvolgeva i vari servizi, che poi a un certo punto si divide, si distribuisce, un pezzo va all'esterno, e quindi lavorare da soli è eccessivamente frustrante. Soluzione, avere sì, quel pezzo in più. Lui prima citava Netflix, che appunto fa questa sorta di wrapper attorno a tutti i servizi, chi lavora su uno ha il mock di tutte le chiamate, i messaggi su questo wrapper, in modo che quando si rompe il contratto tra il suo servizio e l'altro, a prescindere da come decidono di comunicare tra di loro, lì sopra è documentato, eccetera eccetera. Però immaginate il costo non solo economico, in tempo, di effort maggiore, insomma, di mantenere una roba così. E l'altro aspetto è, per limitare un po' questo problema, la soluzione è turnare le persone, farli cambiare team, fargli cambiare servizio su cui lavorano, o usare un focus molto più stretto. Perché, come diceva Filippo prima, il software per sua natura si rompe. Quello che non teniamo conto è che le persone che programmano questo software si rompono esattamente alla stessa maniera. Si rompono in motivazione, si rompono in focus, si rompono in attenzione a quello che fanno, ed è comunque una rottura che paghiamo esattamente come un bug. Sì. Sì, e l'opposto di questo è appunto la struttura silos. Cioè lavoro solo sul mio, anche lì quelli che possono permetterselo hanno strutture simili o comunque si inventano delle varianti su questo tipo di struttura per organizzare i team, ma ci si focalizza solo su un aspetto e l'abbiamo messo come aspetto negativo, anche problematico, ecco, quantomeno. Una struttura microservizi, perché perdi totalmente coscienza. È più facile controllarlo, ma perdi coscienza di quello che stai facendo. E paradossalmente finisce che l'azienda che si distingue al mondo per microservizi, micro team, è detta, come dire, la linea su come usarli, svilupparli e pensarli, per alcuni versi può essere presa ad esempio come mega contenitore di silos, perché visti in altri termini sono team super specializzati su una singola cosa, focalizzati. Con il problema conseguente, prendete ad esempio, io facevo, chiacchierando con Michele, facevo l'esempio di Google, banalmente. Al di là di microservizi, immaginiamo più servizi. Ecco. L'esempio che portavo è il team di YouTube è diverso dal team dell'applicazione mobile di YouTube. E cosa che potete notare anche voi, il tasto, l'iconcina, quindi anche solo riportando dal punto di vista dell'utente, l'icona per la condivisione del video è diversa
sul web rispetto alla, all'applicazione mobile. Perché? Perché appunto stai... questo è lo svantaggio, per questo lo portiamo come aspetto negativo, è problematico quello del silos, perché poi non, perdi davvero la visione di quello che stai facendo. Chiudiamo velocemente con l'esempio da cui siamo partiti, ovvero qual è il reale problema, che può essere banale, però è quello da cui tutto questo è nato. Poi ce ne sono stati altri. Questo è stato quello più eclatante. Qual è il contesto? Ci sono 30.000 processi che si scatenano, ognuno dei quali manda un pagamento, ricevuto il pagamento manda una fattura. Che ci vuole? Prendete 30.000 processi, ognuno si crea la propria fattura e sono tutti concorrenti e asincroni, quindi non sappiamo né quando il pagamento viene mandato, né quando il pagamento ritorna, né quando la fattura è pronta per essere generata. Sembra il caso ideale. No. Che ci vuole? Fate le fatture e... gli date un numero. Ma quale numero? Perché è concorrente e asincrono. E ognuno dei processi ha la propria connessione database. E ogni connessione database non vede le transazioni delle altre, perché se qualcosa va male non emettete una fattura, vero? Se no non sono realmente thread safe. Esatto. Usate. Quindi avete il simpatico problema che lo volete parallelo per velocità, non sapete quando nessuna di queste torna e non potete calcolare il numero singolo, univoco e senza buchi, perché sono commercialista, vi taglia le gambe, di queste fatture. Nel 2018 abbiamo questo problema. Eisenbug, perché quando lo studiamo questo, i tempi di latenza non ci permettono di osservarlo. Accade solo in produzione, mediamente tra le 2 e le 6 del mattino, e solo per alcuni rari clienti, quelli che transano di più, quelli che hanno più fatture, quelli che si incazzano come le bestie. Infatti il 30.000 non è una cosa è un numero a caso, noi ci siamo fatti la nostra suite di test dicendo proviamo con credo una cinquantina di fatture all'inizio, poi abbiamo detto 250, dai. Vai, esageriamo. Mettiamole in staging, prendiamo le fatture degli ultimi 15 giorni. Ma c'è questo problemino che succede ogni tanto. Mettiamo uno slip. Esatto. Volete. Vai in produzione, arrivi a quei numeri. Che non potrà mai replicare nella tua macchina di sviluppo, neanche in staging. Banalmente perché nessuno ti pagherà l'intera infrastruttura di produzione da mettere in staging per fare la prova delle fatture. Ok? Sì, poi dipende da fattori esterni, appunto il pagamento lo fai passare attraverso Banca Sella, Carta Sì, lo fai passare attraverso quelli PayPal, lo fai passare all'esterno, quindi non sai cosa ti risponderanno. Né quando, qualcosa parte contemporaneamente, qualcosa cazzo, magari passa una validazione nel tuo framework, validazione di univocità, la passa. Poi in quella frazione di millisecondo in cui bisogna persistere su DB, qualcuno ha già preso il numero. E quindi che si fa? Riprendendo l'esempio di prima della scaletta, si tenta di entrare contemporaneamente in aereo. Che si fa? Qualcuno deve tornare indietro e ripartire e rifare il check-in e riprendere un altro biglietto. Fortunatamente non abbiamo dovuto rifare check-in per le fatture, abbiamo trovato una soluzione anche abbastanza elegante. Il punto vero qui non è come abbiamo risolto il baco, se qualcuno è interessato possiamo condividere questa idea geniale, è relativamente semplice anche se, come dire, c'è un passaggetto delicato. Il punto vero è tutto quello che ci è costato in termini di team, sofferenza, complessità, perché questa è l'ultima soluzione trovata, tutte le altre di prima in cui abbiamo detto no ma questo aumenta complessità, no ma questo è un problema, sono tutte non cose che ci hanno raccontato i nostri amici, ma tutte cose che sono provate e fallite, provate e fallite, provate e fallite. Microservice, figata, concorrenza, figata, asincrono, figata, sappiate però che non sono tutte figate messe assieme. C'è anche qualche... Sono scelte che hanno... un costo, effettivamente, bisogna fare una valutazione e appunto, come diceva Michele all'inizio, non è solo un fattore architetturale, una scelta software, e bisogna anche organizzare, è molto importante il fattore umano, anche, come vi dicevo prima, nella conoscenza dell'insieme e quindi nella scrittura del test, perché devi farlo sapendo quello che stai facendo e qual è l'obiettivo che vuoi realizzare. Grazie.